Guardate bene che io la risposta non la so. Questo è un viaggio che io faccio alla scoperta della verità in un modo normale. E che mi rendo conto che ci sono dei grossi punti interrogativi sulla nostra vita e soprattutto sulle persone che incontriamo, che amiamo, che condividiamo un pezzo della nostra vita. E allora perché questo spirito deve continuamente farci vivere certe esperienze? D'accordo che abbiamo preso degli appuntamenti, diciamo. No? Ma chi li ha presi? La nostra anima? Il nostro spirito? Noi? Cioè, io avrei dovuto scegliere questo tipo di vita? Porca miseria, è una roba da pazzi! Ma perché non mi sono scelto almeno un punto di una vita tranquilla? No! Ma possibile! Non sapevo i rischi, non sapevo il dolore che sarebbe arrivato dalle delusioni, non sapevo dello smarrimento, dei dubbi. Certo che lo sapevo. Quasi tutti lo sanno prima di incarnarsi a cosa vanno incontro. E nonostante questo abbiamo scelto un certo tipo di vita, così? È una cosa da pazzi. È una cosa da non credere. È una cosa da non credere. Ma io umanamente, mi dispiace anche se io ho avuto molto dalla vita, certo, ho avuto grandi emozioni, ho provato grandi emozioni in tutti i settori, ma se io potessi tornare indietro, sceglierei la stessa vita? Tu, se potessi tornare indietro, sceglieresti la stessa vita? Beh, se sei giovane, non è che puoi tanto valutare perché hai soltanto pochi anni alle spalle, ma io ne ho 64 alle spalle di esperienze fatte in tutti i settori. Gioiendo e soffrendo. Allora io come essere umano che cosa avrei scelto? Questa stessa vita? Oppure una vita tranquilla, pacifica? La parte umana di me direbbe una vita tranquilla e pacifica, questo che sia chiaro. Ma quello che c'è dentro di me avrebbe scelto la stessa vita, non c'è niente da fare. Ed è qui il pazzesco, ed è qui il pazzesco. Perché quando le cose vanno bene tu tocchi il cielo con un dito, ma quando le cose vanno male, quando il dolore ti colpisce, quando ti colpisce il dolore della delusione, tu sei a terra in un modo pazzesco. Quindi la causa di tutto questo sta
nella vibrazione dell'anima. Tutto viene percepito in modo adeguato alla vibrazione dell'anima, gioia e dolore. Osare o non osare. Il corpo non vuole osare un fico secco. È solo l'anima e lo spirito che spingono per poter vivere delle esperienze forti su questa terra. E chiaramente l'anima, essendo collegata al corpo, quando le cose vanno male, il corpo ha dei gravissimi problemi. Però c'è sempre questa speranza che un giorno quel dolore finisca e ritorni la felicità, e questo ci permette, nel momento del dolore, di resistere, perché conosciamo anche, per fortuna, la gioia. E questo alternarsi di emozioni che nessuno vorrebbe avere. Tutti vorrebbero stare nella gioia, tutti vorrebbero stare sempre nella gioia, ma in agguato c'è il dolore. In agguato c'è il dolore della delusione, perché noi non siamo venuti sulla terra per essere felici, ma per conoscere attraverso le esperienze forti, per conoscere com'è fatto l'uomo sulla terra, quali sono le sue caratteristiche insieme ad un'anima, insieme andate anche a voi a guardarla la vostra vita e vedrete che sembra davvero che siamo dei burattini. Sembra proprio che siamo dei burattini nelle mani del nostro spirito.